Siamo oggi a Bari per protestare contro la fine del blocco dei licenziamenti che porterebbe in Abruzzo e Molise ad oltre 15.000 licenziamenti dopo un anno già drammatico in tema di occupazione persa e di riduzione delle ore lavorate. Molte aziende abruzzesi e molisane già sono pronte ad aprire le procedure di licenziamento. Oltretutto riteniamo tutto questo molto ingiusto, considerando che proprio adesso in Parlamento in questi giorni si sta discutendo della conversione del decreto ristori, che sostanzialmente fornisce aiuti alle imprese in difficoltà, ma poi non garantisce l'estensione delle tutele anche ai lavoratori che operano in quelle imprese.